Goalkeeper Trainer è l'applicativo per gli allenatori dei portieri che permette di gestire, organizzare e memorizzare i dati e le prestazioni del portiere durante gli allenamenti e le partite. Dal menu principale sono accessibili diverse sezioni dell'applicativo: portieri, partite, esercizi, allenamenti, test, massimali, gol, stampe e configurazione. Entrando in ciascuna di queste sezioni viene visualizzato l'elenco di tutti gli elementi già inseriti ed è possibile effettuare diverse operazioni grazie ai tasti presenti in alto a destra: stampa, cerca, mostra tutti, ordina e chiudi. In alcune schede compaiono anche altri tasti, ad esempio per la navigazione tra gli elementi. Scegliendo l'icona più in alto a destra o a sinistra a seconda del tipo di scheda viene creato un nuovo elemento. Scegliendo invece l'icona cestino nella parte destra l'elemento viene cancellato. Cliccando l'icona dei dettagli nella parte sinistra dell'elemento si entra nella scheda dettagliata, da dove è possibile inserire o modificare tutti i dati. In generale, su tutte le icone e i tasti dell'applicativo, fermando il cursore del mouse, compare un messaggio di aiuto. GK Trainer consente l'inserimento anche di disegni, foto, contenuti audio e filmati, cliccando l'apposito pulsante e scegliendo il file relativo. In generale, gli elementi multimediali vengono memorizzati all'interno dell'applicativo, mentre per i filmati viene memorizzato soltanto il percorso sul dispositivo, per via delle loro eccessive dimensioni che potrebbero rallentare il funzionamento dell'applicativo. Per questo motivo è importantissimo non modificare mai il nome e la posizione di un filmato sul proprio dispositivo una volta inserito all'interno di GK Trainer. Cliccando sull'icona Play è possibile avviare la riproduzione dei filmati. In generale, in ogni sezione del programma, accedendo alla pagina principale, in alto compare il titolo della sezione con sotto il numero di elementi attualmente visualizzati. Se sono sottolineati vuol dire che ci sono degli elementi non visualizzati. Per vederli è sufficiente premere il pulsante Mostra tutti in alto a destra. C'è anche la possibilità di effettuare ricerche premendo il tasto Cerca ed inserendo il criterio di ricerca in uno o più campi dove compare il simbolo della lente di ingrandimento, quindi premere il tasto Invio della tastiera per avviare la ricerca. Per spostarsi tra gli elementi occorre invece premere i tasti con le frecce, sempre in alto a destra.